Ah, eccoci. Vi domanderete dove stiamo andando? Adesso vedrete. Ma dove corri? Dove corri? Il monte, la città. Ma cosa corri se già fermo il tempo? Allora, eccoci qua, sono arrivato, ho parcheggiato la macchina, adesso sto scendendo perché ci richiamo praticamente. Sono diretto al locale che ospiterà la serata di Pino Scotto. Allora io approfitto proprio di questa bellissima insegna, perché volevo un attimo coinvolgere Gaetano, che per ora è l'unico presente, quindi sarà la cavia delle mie domande. E quindi chiedo a Gaetano, Gaetano, come ti senti ad avere l'unico locale dove ancora si fa musica dal vivo seriamente? Mo che la inizieremo a fare seriamente, mi sentirò meglio. Si può sperare. Torni a quote più normali, che possa contemplare cielo e fiori. Ma comunque sei troppo modesto, perché dovete sapere che qui si sono tenuti concerti che sono rimasti nella storia del territorio. Tu ricordi il concerto dei No Means No? Cavolo! Io ricordo anche il magnifico concerto dei 24 Grana, entrato nella storia. Poi abbiamo avuto qui anche Pierpaolo Capovilla, non lo so, se non erro è stato anche Bon Jovi. Senti Gaetano, solo una cosa, sapevi che è stato definito il Bon Jovi italiano il nostro Claudio Baglioni? Tu cosa pensi al riguardo? Ma lo sapevi, sto fatto? No. Questo è praticamente il suono di un cazzotto in petto, avete sentito? No. Tu invece cosa pensi del fatto che Bon Jovi sia stato definito... Italiano. Ah, è vero, me l'ho scordato. Ma chi è Pino Scotto? No, perché forse ce lo siamo dimenticati. Pino Scotto è sulle scene da moltissimi anni, un uomo schietto, sincero, provocatore, ma soprattutto onesto, perennemente incazzato, e forse è questo l'elisir della sua lunga vita artistica, consumata tra palchi e studi di registrazione, cercando la via migliore per esprimersi a sette note. Non c'è che dire, Pino Scotto resta forse l'ultimo vero sacerdote di una liturgia seducente e trasgressiva fatta di sangue, sudore, voci rauche che urlano e che risvegliano. Due musiche ci sono, c'è la musica e la musica di merda. One tiny story, bad woman I know. Dio benedica i gloriosi anni 90, quando rock era ossigeno, creatività e moltitudini di giovani ribelli in camicia di flanelle Converse fantasticavano davanti alla TV rapiti da oscuri lungocriniti che lanciavano scariche elettriche dalle loro cetra a sei corde. Certo,
Non fu affatto semplice elaborare il lutto di Video Music nel 1997 e quando la gioventù sonica aveva perso ogni speranza, ecco la folgorazione. Nel 2001 arriva Rock TV, nasce Database, si materializza Pino Scotto, il druido dell'heavy metal che ogni mattina compie sacrifici al dio del rock sull'altare della comunicazione. Io in tutti questi anni in giro ho avuto sempre problemi nella televisione, cioè finalmente, cioè Rock TV, finalmente, cazzo, ci mancava, ci voleva, no? Lo schema è semplice, gli scambi sono diretti e non c'è spazio per le cazzate. Il buon vecchio Jack legge le domande dei telespettatori con voce robotica e stentorea, ma a colorare le risposte ci pensa Pino, con le doti che madre natura gli ha dato. Schiettezza, onestà e ironia. Sono arrivato qui per caso, pensando di dire cose che le dicevano anche i ragazzini di 13 anni. Invece è scoppiato l'inferno. Quanti anni sono passati, Jack? Sono 11, non 5 o 6, come dicevi. Faccio due cazzo. Qui sono con un amico che, diciamo, potrebbe essere definito un casalingo qui, no? In quanto ha possiede lo studio dove lavora. È un montatore, diciamo, fa un lavoro molto simile al mio, solo che lui si occupa di cinema. E quindi in maniera più nobile si serve, diciamo, l'arte, no? Che c'è una cosa? Bello, bello. Ciao, come Fedez e Achille Lauro. Ebbene sì. Ebbene sì, questo era un piccolo video divertente per pubblicizzare il fatto che vorrei tanto che partecipaste alla serata che abbiamo organizzato per Pino Scotto, che festeggerà fra l'altro i suoi 72 anni. Quindi siete tutti invitati a partecipare, spero vogliate essere numerosi e dar seguito a questo nuovo rinascimento del rock. Vi aspettiamo il 1° ottobre con Pino Scotto al First Floor Club di Pomigliano d'Arco. E se non vieni vuol dire che ti piace Claudio Baglioni, ma non la sua musica, proprio lui fisicamente. Vi ricordo anche che potete acquistare, qualora lo vogliate, i biglietti in prevendita recandovi semplicemente al locale, oppure contattatemi a me direttamente, ve lo porto fino a casa.